Questa è una macchina forse delle più antiche che ci siano in commercio, una delle prime impastatrici, però ancora fa il suo. Impasti solidi, ogni macchina, attenzione, le 380 soprattutto, hanno una rotazione. È importantissimo che questa rotazione sia corretta, tant'è che è riportato un segno sulla vasca. Se le macchine 380 vengono mal collegate, ecco che la macchina gira al rovescio, quindi fa il contrario di quello che dovrebbe fare. Due velocità per passare alla seconda, faccio vedere. È una macchina che comunque ha bisogno dei suoi tempi. Un altro aspetto di funzionamento, adesso qua lavoreremo la piadina e andremo a mettere sotto i liquidi col grasso. La macchina ha una certa velocità, adesso io apro, chiaramente la macchina si ferma. Qua stiamo lavorando su 4 kg di farina, contenuto minimo per questa macchina. Dobbiamo dargli tempo di assorbire questa farina e di cominciare a incorporare i vari ingredienti. Il vantaggio di questa macchina è che tende a scaldare poco l'impasto. Lavori impasti duri, ma chiaro che questa incorda di meno. La macchina, non avendo velocità, riesce a lavorare bene sulla maglia glutinica e quindi incorda meno. Ideale per impasti, come abbiamo detto, duri. Però piada, pizza, perfetto, non c'è nessun problema. Impasti 50, 55, 60% di idratazione, non possiamo salire troppo perché dopo ci manca la velocità. Anche se questa velocità, ecco, ci permette di aumentare un po' la resa. Come vedete, nel suo lavoro è molto omogenea, la cesta sotto si è riempita e adesso incomincia a incorporare i vari ingredienti e a farli diventare tutt'uno. Abbiamo un gancio che ha bisogno di la parte solida subito, quindi andiamo con la nostra farina sotto, signore, molto importante mettere prima la parte solida, poi la parte liquida, quindi farina, e posso mettere direttamente i liquidi, così. Qui c'è acqua e lievito, qua dentro abbiamo fatto, mando giù la mia griglia e la facciamo partire. Quindi lei già comincia a girare, come possiamo vedere il nostro gancio sta fermo e la bacinella gira. Posso già andare direttamente anche con l'olio a filo. Arriviamo a un'idratazione del 50%, non di più, 55% massimo, perché non è una macchina che lavora in pasti ad alta idratazione, quindi riusciamo a fare pasta all'uovo, ma anche delle paste dure. Questa è una pasta di grissino, una pasta molto dura. Quindi adesso lui comincerà a incordare, a girare, come possiamo vedere. Quindi in meno di 5 minuti ho già la mia massa, ho già il mio impasto pronto da poter lavorare, perché non scalda, essendo così veloce non mi va a scaldare gli ingredienti, soprattutto i grassi non me li scalda, riesce a lavorare impasti molto duri, tipo sfoglia, abbiamo detto pasta all'uovo, abbiamo detto un grissino che è un impasto comunque duro, una pizza in teglia fino a un 50% di idratazione, del pane, si può lavorare anche del pane, della piada, noi in Romagna facciamo la piada, non scalda lo strutto, noi mettiamo lo strutto, questo grasso di maiale che d'estate appena si mette sul banco del frigo si comincia a sciogliere come il burro. Lavorando con una macchina così, velocemente, non lo scaldiamo e non ci va ad alterare la ricetta, quindi è una cosa positiva per questa macchina, tipo piadinerie, gastronomie che fanno impasti di piade, cassoni, fa impasti duri e non ha problemi se fa scaldare, perché come possiamo vedere è molto veloce, la bacinella gira molto veloce, il gancio sta fermo, si sta incordando tutto attorno, quindi questa è una cosa positiva, non scalda. Il riscaldamento, innanzitutto, ci sono due movimenti in atto. Questo attrito tende a riscaldare. La campana del cesto è un movimento, la forcella è il contromovimento. Questo doppio movimento tende a scaldare. Come Samuele vi spiegava, invece, nella Berta, il movimento è proprio come quello mio che sul tavolo vado a impastare. Chi magari ha un panificato, sicuramente sono professionisti che hanno aziende, una macchina che non può sviluppare una grande polivalenza, che magari è una persona con un po' di esperienza, anni, che ha anche altre macchine. La Berta vuole un'attenzione nella pesatura importante, se tu sbagli le pesature iniziali, vai a fare delle aggiunte, lei si pianta, perché è proprio esattamente come quando voi lavorate con le mani. Se io vado a fare un impasto di acqua e uovo e a un certo punto mi rendo conto che l'impasto è troppo duro, vado ad aggiungere mezzo uovo, rovinato, no? Sapete, comincia a scivolare, faccio fatica a farlo incorporare.
Diciamo che lei è la sostituta perfetta per gli impasti fatti a mano, cioè uno deve pensare alle proprie mani. Quindi la mano cosa cerca? L'attrito con un piano e fa passare all'interno di questo spazio la pasta, ok? Questo tempo, questo movimento, il piano non si muove, quindi non c'è un contromovimento, permette una unione, una fusione degli ingredienti, un'amalgama degli ingredienti perfetta. Queste macchine qua invece sono più polivalenti, cioè io sbaglio, adesso mi controllo, ah guarda, ci metto la mano dentro, va bene, è troppo duro, ok, ci aggiungo un po' di acqua, tranquillo, ok? Queste sono le caratteristiche. Chi sceglie la Berta è una persona che ha altre macchine, secondo me in azienda, o che ha un lavoro singolo, cioè un pastificio, che fa soltanto pasta all'uovo, ci è capitato spessissimo di vedere, sono interessatissimi a questa macchina perché ho parlato con dei signori bolognesi che fanno questo lavoro e loro mi dicono, guarda, la macchina io non la cambierei con niente al mondo. Adesso io la posso guardare, controllare se nell'amalgama mi manca dell'umidità e gli aggiungo. Chiaramente chi ha una macchina come questa non può sostituire tutte le lavorazioni. Diciamo che la planetaria è a sé, non può essere sostituita. Nessuna di queste macchine può fare una fase di montatura dell'uovo, no? Quindi queste sono impastatrici, tutti gli effetti.